Mirko Antonucci rompe il silenzio sulla rottura Ginevra-Lambruschi, lei lo attacca, vergognati. A seguito dell'ultimo post in cui Ginevra-Lambruschi ribadisce di stare crescendo sua figlia da sola dopo essere stata lasciata dall'ex. Mirko Antonucci rompe il silenzio, sia onesta quando parla di me. E lei lo attacca. Primo scontro social tra Ginevra-Lambruschi e Mirko Antonucci a distanza di mesi dal momento in cui la nota influencer aveva annunciato di essere stata lasciata dal compagno un mese dalle nozze. A innescare la risposta dell'attaccante del Cittadella è stato l'ultimo post pubblicato da Ginevra su Instagram. Un post nel quale l'influencer ribadiva di stare crescendo sua figlia da sola. Post al quale, per la prima volta, Mirko ha deciso di rispondere. Ciao a tutti. Ho appena saputo certe cose che ovviamente immaginavo, ma vi chiedo la cortesia di non inviarmi niente sulla vita privata del mio ex compagno. Padre di mia figlia, aveva scritto Ginevra sui social, a me, ai miei amici. Alla mia famiglia non ci interessa assolutamente nulla. Questo ragazzo è liberissimo di uscire con questa ragazza attuale. Non voglio fare nome e cognome visto che già la porta allo stadio con tanto di gol dedicato. Le stesse cose che faceva con me, mentre io sto vivendo da sola con mia figlia e fortunatamente ho i miei genitori vicino, quindi vi chiedo un minimo di rispetto per me e per la piccola Sofì visto che stiamo vivendo una situazione non facile della nostra vita. Ma stiamo cercando lo stesso di andare avanti. Per la prima volta in assoluto, Mirko ha deciso di rispondere alle accuse della sua ex e lo ha fatto attraverso un post su Instagram con il quale ha invitato Lambruschi a raccontare la verità. Fino ad ora non ho mai detto nulla del mio rapporto con Ginevra Lambruschi e del perché il matrimonio è saltato. E nulla dirò per il rispetto che porto alla mamma di mia figlia. Ho taciuto, ho aspettato senza dire nulla anche prendendo insulti continui a seguito di alcuni post di Ginevra che ha lasciato sempre intendere una sua verità molto lontana dai reali fatti e dalla decisione presa. Quindi, rivolgendosi direttamente alla ex, ha aggiunto: l'amore che provo per Sofia è più grande anche del consenso che si può avere sui social dove ognuno scrive quello che pensa sia la verità. A Ginevra auguro di ritrovare un po' di serenità e di onestà quando parla di me. Perché ho accettato tutto sino ad ora, in silenzio, ma quando si lascia intendere che l'ho abbandonata sola con Sofia allora non ci sto. Sofia è mia figlia, l'amo profondamente, sin da subito non mi sono tirato indietro dalle mie responsabilità di padre. Abbiamo raggiunto un accordo in tribunale con Ginevra, capito bene, un accordo nel quale sono state stabilite tutte le condizioni economiche che riguardano Sofia che ho onerato sin da subito, oltre che aver regolamentato il mio diritto di visita che come padre ho reclamato fortemente perché voglio stare con mia figlia e vederla crescere. Il mio lavoro mi porta lontano, ma appena ho potuto sono corso da Sofia, ho chiesto tante volte di poterla avere per periodi più lunghi. Ma non mi è stato concesso se non per pochissimi giorni e sempre a condizioni dettate da Ginevra. È chiaro che io e Ginevra non stiamo più insieme, mi sono preso tutte le responsabilità di questa decisione. Ma adesso basta davvero cercare di diffamarmi senza alcun motivo, continuando ad insinuare cose che non sono vere. Ginevra dovrà prendersi la responsabilità di quello che scrive. La vita reale è molto diversa da quella che si mostra sui post e le persone anche. Parole che hanno indispettito Ginevra, spingendola a replicare ancora al commento dell'ex compagno. Vergognati, ha scritto la influencer sotto il post in questione, per poi ribadire la sua posizione di fronte alla domanda di un utente che le chiedeva se fosse seria, ma sei seria dovresti dirlo a lui, non a me visto che manda i cuoricini in tribuna e io sto crescendo una figlia da sola. Svegliatevi tutti quanti.